ho scelto subito di studiare statistica, in quanto mi sono laureata in economia, seppur con un indirizzo statistico, perché sarà sempre una grande passione. Però ai tempi della scelta la statistica mi sembrava una disciplina più di nicchia, più riservata agli addetti ai lavori. Successivamente però, diciamo, la passione per la statistica mi ha spinto a specializzarmi attraverso un dottorato in economia e metodi quantitativi, durante il quale ho sostenuto vari esami di statistica e ho fatto anche una tesi di dottorato in cui c'era un'applicazione, diciamo, statistico-matematica. Non contenta però, volevo, diciamo, incrementare ancora di più le mie conoscenze e quindi in anni più recenti ho svolto un master in econometria applicata, che non è neanche diciamo soltanto statistica, ma che diciamo ripercorre un po' le fondamenta. Se dovessi scegliere adesso, però, sinceramente sceglierei direttamente la facoltà di statistica, perché ritengo che la statistica si sia profondamente evoluta negli ultimi anni e soprattutto sia passata da una materia appunto per addetti ai lavori a una scienza per le scienze, nel senso che la statistica è funzionale all'economia, alla finanza, alla medicina, alla psicologia. E tutte le crisi, da quelle economiche, finanziarie, la recente crisi sociosanitaria, purtroppo hanno dimostrato l'importanza di avere degli strumenti che consentano intanto di cogliere davvero la realtà dei problemi, poterne individuare le cause e gli effetti e soprattutto poter fare delle previsioni per il futuro. E tutto questo è un bene, diciamo, essenziale sia per i policy maker, dunque per la politica, ma anche per gli utenti, che possano finalmente comprendere qual è la realtà in cui vivono. Inoltre penso che la statistica sia qualcosa di veramente importante anche in un mondo del lavoro qual è quello attuale, in cui sicuramente la domanda di lavoro è un po' instabile, e proprio per questo l'offerta deve essere il più competitiva possibile. Quindi la statistica è secondo me una facoltà ad alto valore aggiunto, che consente di essere molto specializzati, ma dall'altra parte avere delle competenze che sono trasversali a tantissime professioni, oltre al fatto che il futuro ormai è nei dati, dati anche big dati, quindi tanti dati che hanno, diciamo, necessità di poter essere letti e soprattutto comunicati.